Ingrata patria, non avrai le mie ossa. La leggenda narra che queste siano le parole scolpite sull'epigrafe voluta da Scipione l'Africano sulla tomba sepolta nel territorio di Giuliano, a causa di un diverbio con i tribuni della plebe, in seguito al quale fu accusato di peculato per aver sottratto alle casse dello Stato ben 500 talenti ricevuti dal re di Siria Antioco II. È così che il generale romano fu costretto a vivere i suoi ultimi giorni all'Iternum. Scipione, famoso per la celebre sconfitta inferta da Annibale nella battaglia di Zama, lega da allora inesorabilmente la sua memoria a questi luoghi. Ebbene, oggi quegli stessi luoghi sono stati dimenticati e abbandonati. Era il 1933 quando iniziò l'operazione Liternum per individuare nella zona del lago Patria il sito dell'antica cittadina romana. Gli scavi diedero esito positivo e permisero di fissare il sito della dimenticata Liternum, dove appunto Scipione l'Africano si era ritirato con i legionari per dedicarsi alla bonifica e alla coltivazione della terra. Vennero alla luce gran parte delle rovine ancora visibili, il foro e l'antico teatro. Negli anni ci sono state controversie legali con i discendenti degli antichi coloni proprietari dei suoli confinanti, oltre alla speculazione edilizia selvaggia dei primi anni Ottanta, che hanno prodotto due casi emblematici di abusivismo proprio a ridosso dell'area archeologica. Una struttura conserva parte delle antiche mura di una domus romana, l'altra è stata edificata proprio lungo l'antico tracciato della via consolare domiziana che si immetteva nell'area del foro. E dove giacciono i resti di Scipione l'Africano il tempo si è fermato, il degrado e l'abbandono la fanno da padrone.